Bentornati. Oggi qualcosa di un po' diverso rispetto al solito. Non sono abituata ad approcciarmi a libri del genere, anche se sono in coda in biblioteca, sono ancora oltre il 25esimo posto, quindi la coda è molto lunga, per avere in prestito Atomic Habits. Vediamo se e quando riuscirò ad averlo. E questa lettura è stata un po' casuale perché ho iniziato ad ascoltare il podcast dell'autrice che si chiama Mel Robbins e lei tratta tutta una serie di tematiche sulla persona, la motivazione, ma non la motivazione quella svegliati presto, fai questo, credici e vedrai che ce la fai. Lei ha inventato questo metodo di cui parla anche in un sacco di TED Talks, in radio, appunto, anche nel podcast, dove tra l'altro ci sono spesso esperti del tema di cui lei tratta, quindi non è solo lei, ma ci sono anche degli specialisti. Ed è molto piacevole, poi lei fa un sacco di battute, è molto divertente, ha proprio una risata super contagiosa, si vede che gli ospiti si divertono e credo sia veramente bello avere questa percezione, ecco, spesso invita i suoi figli, invita suo marito, perché ha una storia molto interessante, molto particolare, che viene raccontata anche nel libro. E praticamente questo metodo, lei lo elabora, un metodo che una volta che lo leggi dici, ok, cosa ha inventato? Niente, eppure funziona, perché ci sono questi 5 secondi che separano il momento tra cui tu pensi di fare una cosa e il fatto di farla. Se lasci passare questi 5 secondi e rimandi, poi basta, è finita. Quindi lei, in un periodo della sua vita terrificante, ha provato una mattina, ispirata dal conto alla rovescia di un lancio di un missile della NASA, che aveva visto la sera prima, ha provato a farsi un conto alla rovescia per alzarsi e rimettere a posto tutto quello che stava andando male veramente tanto, veramente, veramente tanto. Se leggerete il libro, se ascolterete il podcast, capirete da dove è partita, ecco. E quindi con questo 5, 4, 3, 2, 1, alzati, 5, 4, 3, 2, 1, parla con la persona, 5, 4, 3, 2, 1, fallo, fallo, fallo e basta, fallo, non pensare a nient'altro, fallo. Ti sta venendo, stai andando in pappa col cervello, 5, 4, 3, 2, 1, tutto così. E la realtà è che funziona, funziona, funziona veramente. E lei ha studiato nel tempo, ha comunque delle qualifiche anche in materia di formazioni, di aiuto alle imprese piuttosto che di sviluppo di piani, quindi comunque si è sempre occupata di qualcosa che fosse propositivo, propulsivo. Però la sua vita si era arenata, aveva perso tutto e ha iniziato con questi 5 secondi, questi 5 secondi che non le davano scampo, in modo tale che partisse. E ci sono un sacco di persone che raccontano poi le loro storie, sia nel libro, sia nei suoi podcast, sia su Instagram, sul suo Instagram. Ed è talmente semplice che è illuminante. E appunto sono stati fatti studi sul fatto che questi 5 secondi sono quelli che definiscono il fare e il non fare. Sono quei 5 secondi di buco dove hai ancora la possibilità di agire senza che il tuo cervello inizi a dirti perché non devi fare una cosa. È la pancia che parla e non la testa, è l'istinto, è quella cosa in più che ti dice devi farlo, che ti dice vai, buttati. E è molto bello, è molto, a parte questa regola, tra virgolette, che ha inventato, ma è molto bello quello che lei racconta, la sua storia, le storie degli altri e soprattutto è molto motivante, motivante in modo positivo, motivante
alla portata di tutti, non motivante, le abitudini dei super manager che si svegliano alle 5 di mattina, oppure come essere la ragazza che vorrei in un mese perché io devo essere quella ragazza. No, devo fare esercizio fisico, inizio ogni mattina a dirmi ok, 5 secondi mi alzo, suono la sveglia, non la faccio, non la rimando, 5 secondi e mi alzo. Cose piccole, cose piccole. Ed è veramente motivante, veramente di ispirazione. Poi puoi farlo, puoi non farlo, perché comunque. Però arriva quell'occasione, arriva quell'attimo in cui parlo perché, vabbè, dopo averlo letto un po' ci ho ragionato, diciamo, e ho detto, in più di un'occasione mi sono detta, dovrei fare questo, dovrei fare questo. E me la sono tentata ed effettivamente ti dà una carica e ti alleggerisce le volte successive il dover fare una cosa perché diventa un'abitudine senza che tu te ne accorga. È pazzesco. E in alcuni momenti ti risolve quell'attimo in cui stai per tirarti indietro nonostante tu desideri fortissimo una cosa, dici no. Provo, al massimo cosa può succedere? Va male, al massimo rimango come sono. Se va bene, faccio un passo avanti. E credo sia di grande ispirazione. Poi, appunto, ascoltando il podcast, cioè, sento proprio nel senso la sua voce e il modo in cui lei. Racconta le cose, ci ride sopra, racconta tutti i fallimenti, tutte le volte che magari lei non ha rispettato i propri dettami. È molto divertente, ecco, è molto umano, è molto veritiero anche il rapporto con i figli, il fatto che lei che insegna questo a due figli che hanno preso da lei un'ansia fortissima, una preoccupazione costante per chiunque, e quindi racconta tutte queste storie molto personali e molto vicine ad ognuno di noi, molto reali. Credo sia la parte più bella, vedere una persona e non una super donna, una super, anche se fa cose importanti, ecco, però le fa rimanendo se stessa, questa è la verità. E è una lettura molto carina, alla portata di tutti. Ci sono un sacco di anche frasi, di così un po' motivanti, molto belle, scelte con cura. E se capite l'inglese, ascoltate anche il podcast. Magari alcuni episodi non vi interesseranno, io alcuni li ho saltati perché non erano di mio. Però altri sono veramente interessanti, generano delle riflessioni su se stessi che sono sempre utili, ecco, perché mettersi in discussione è importante e soprattutto credere in se stessi è importante, perché siamo molto bravi ad autosabotarci. Io l'ho visto in questi ultimi tempi, quindi mi ha fatto bene leggere questo libro, ecco. Mi ha fatto bene e credo di sapere già a chi lo regalerò. Ho un paio di persone che hanno bisogno di leggerlo sicuramente. E io vi saluto, questa nuova veste così un po' più, boh, un po' diversa dal solito, soprattutto dagli ultimi libri che abbiamo letto quest'estate, così tutti romanticarelli. E ci vediamo al prossimo libro. Buone letture, ciao! Ah, e se avete qualche podcast da consigliarmi di qualsiasi genere, io sono una grande fan, mi raccomando, scrivete qui sotto, così almeno ci scambiamo qualche idea. Ciao ciao!